Le europee cambiano la scena politica in Francia, Germania, Belgio, Ungheria e altri paesi, non in termini di seggi al Parlamento europeo. Meloni guida Fratelli d'Italia verso il 30%, seconda Schlein, delusione per Conte che non raggiunge il 10%. Renzi e Calenda sono fuori. I partiti di estrema destra hanno ottenuto un significativo consenso da parte dei cittadini europei alle elezioni per il rinnovo del Parlamento che si sono chiuse domenica sera. Da Marine Le Pen a Giorgia Meloni l'Europa di destra ha sbaragliato gli equilibri nazionali. I risultati del Rassemblement National in Francia, oltre il 30%, hanno spinto il presidente Emmanuel Macron a indire a sorpresa elezioni politiche a fine mese, mentre in Belgio il magro risultato riscosso dai liberali fiamminghi ha portato alle dimissioni del primo ministro Alexander De Croo. Non è andata meglio a Olaf Scholz in Germania, la SPD, il partito del cancelliere tedesco, è addirittura dietro nei consensi alla destra radicale di Alternativa per la Germania. A livello aggregato i gruppi che rappresentano la destra europea al Parlamento si sono rafforzati, seppure non quanto i moderati del Partito Popolare Europeo. Verdi, socialisti e liberali hanno perso alcuni seggi, ma nonostante gli sconvolgimenti in Francia, Germania e Belgio, la composizione del Parlamento europeo rimane sostanzialmente invariata e con numeri solidi per la maggioranza uscente. In Ungheria invece per Viktor Orbán, che ha perso terreno a vantaggio di un nuovo partito, Tisza, e del suo leader, Peter Magyar. Il nuovo attore politico ungherese, ex del partito Fidesz di Orbán, si dice centrista. Da vedere come cambieranno gli equilibri di potere a Budapest e a Bruxelles, visto lo scetticismo recente degli ungheresi verso l'Unione. Alla fine, l'ipotizzato terremoto politico nel Parlamento europeo non c'è stato. L'estrema destra ha guadagnato rispetto alle elezioni precedenti, ma la coalizione uscente ha ancora la maggioranza. Secondo i dati, sulla carta i conservatori del PPE, i socialdemocratici e i liberali di Renew possono infatti continuare a lavorare insieme. Tuttavia, la strada non è così semplice. Ils sont divisés sur les principales questions, notamment tout ce qui peut être économique et social, tout ce qui a trait au pacte vert, à la transition climatique. Et là, les alliances, au cas par cas, selon les textes, peuvent bouger. On peut avoir les Verts qui rejoignent les sociodémocrates, voire les libéraux. On peut avoir le PPE, le centre droit, qui irait vers ECR, c'est-à-dire les conservateurs et nationalistes. Et au gré des textes, on pourrait voir des majorités qui changent. C'est ce qu'on a vu dans le Parlement précédent. Ça pourrait être un peu plus accentué sous ce Parlement-là. Non è tuttavia escluso che il PPE possa essere tentato dallo spostarsi verso la destra radicale e l'estrema destra, rappresentate dai conservatori e riformisti e dal gruppo Identità e Democrazia. Si tratta però di un'opzione che appare più complessa da attuare. There's two options. There's either a coalition with the EPP, the Renew and the ECR, so let's say a center-right coalition, or a right coalition, which would include the Christian Democrats and the two far-right parties, ECR and ID. I see both problems with both, because the center-right coalition, here Renew has already announced that it won't work with the far-right, so this is politically impossible, even if it would be possible by numbers. And then the right-right coalition, so the EPP and the two far-right parties. Here I see an issue because the EPP, while Ursula von der Leyen has said that she would work with the ECR, she has excluded to work with the ID. Occorrerà inoltre monitorare la distribuzione del centinaio di eurodeputati non iscritti e dei nuovi parlamentari che attualmente non appartengono ad alcun gruppo, in quanto le loro adesioni potrebbero spostare alcuni equilibri interni al Parlamento europeo. Il re ha accettato le mie dimissioni, il governo gestirà gli affari correnti e preparerà il trasferimento dei poteri. Così il premier belga Alexander De Croo ha ufficializzato le dimissioni presentate lunedì al re, dopo averle annunciate domenica in TV. Gli è stata fatale la sconfitta alla triplice elezione che si è tenuta in Belgio il 9 giugno, europea, nazionale e regionale, dove il suo partito, i liberali democratici fiamminghi aperti, ha ottenuto tra il 5 e il 7%. A dominare il voto a tutti i livelli è stata la nuova alleanza fiamminga di Bart De Wever, con il 13,9% alle europee e il 22% alle politiche. Nel voto nazionale segue la formazione di estrema destra e anti-immigrazione, Vlaams Belang, poi il movimento riformista francofono e i socialisti.
È il capolinea per De Croo, che guidava un governo di coalizione di 7 partiti formato dopo mesi di negoziati. Beste vrienden, wij liberalen, wij zijn strijdvaardig en we zijn weerbaar. En ik ben ervan overtuigd, wij zullen er opnieuw staan. Ik heb de voorbije weken ongelooflijk veel jong talent gezien en ik ben op dat gebied bijzonder hoopvol. Wij, beste vrienden, wij zullen er opnieuw staan. Beste vrienden, we will be back. Sterker dan ooit. Dank u wel. Il Belgio, travagliato dalle divisioni tra la comunità francofona della Vallonia e quella fiamminga, ha stabilito un record nel 2010, quando ci vollero 541 giorni per formare un governo. Giorgia Meloni guida il suo partito Fratelli d'Italia verso il 30% alle elezioni europee. Segue il PD con oltre il 24%. Delusione per Giuseppe Conte in terza posizione. Il Movimento 5 Stelle non raggiunge il 10%. Sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità. La leader di Fratelli d'Italia si appresta ad avere un ruolo chiave nella formazione del prossimo Parlamento europeo e le è stato chiesto supporto da varie forze politiche. L'uscente presidente della Commissione, Ursula von der Leyen del PPE, ha bisogno di Meloni per ottenere una maggioranza parlamentare, mentre Marine Le Pen del Fronte Nazionale francese chiederà l'aiuto di Meloni per riunire i gruppi di estrema destra, attualmente divisi tra Identità e Democrazia di Le Pen e i conservatori e riformisti europei proprio di Meloni. Fratelli d'Italia si ferma poco sotto il 30% dopo i primi dati che la davano al 27,7%. Il Partito Democratico si ferma in seconda posizione. Giuseppe Conte resta amareggiato per un magro consenso. Delusione per Renzi e Calenda. I loro partiti non superano lo sbarramento del 4%. Buoni risultati per Alleanza Verdi e Sinistra che superano il 6%. Early results put Brothers of Italy at nearly 30%, confirming Giorgia Meloni's party as Italy's leading political force. The other main takeaway from these elections is the increased support for Italy's main opposition party, the PD party. Now, if Brothers of Italy's share of vote is going to be validated by official results to be announced later on, well, this is going to be a significant achievement for Italy's Prime Minister, bolstering her leadership both in Italy and within right-wing political forces in Europe. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. A margine della domenica elettorale, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale dopo la sconfitta alle elezioni europee del suo partito centrista Renaissance, che secondo i risultati provvisori avrebbe ottenuto solo il 15,2% dei voti contro il 31,5% dell'Assemblée nationale di Marine Le Pen, di estrema destra. Cette décision est grave, lourde. Mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Lo stesso Jordan Bardella, presidente di Rassemblement National e candidato principale del partito alle elezioni europee, aveva chiesto a Macron di annunciare nuove elezioni. L'appello di Jordan Bardella vient d'annoncer rendre les intérêts des Français. Prêt à mettre fin à cette immigration de masse, prêt à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêt à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France.
Nel suo discorso di domenica sera, Macron ha replicato che l'ascesa dei nazionalisti è una minaccia non solo per la nazione, ma anche per l'Europa e per il posto della Francia in Europa e nel mondo. In Francia, le elezioni legislative si tengono solitamente ogni 5 anni. Le prossime si sarebbero dovute tenere a metà del 2027. Il 30 giugno prossimo ci sarà il primo turno e il 7 luglio il secondo. French President Emmanuel Macron's announcement that he will be dissolving the National Assembly after his party suffered crushing defeat at the hands of the French far-right National Rally sent shockwaves throughout France and across the EU bloc. Now the French President will have about 20 days to come up with a plan to try and win the majority seats in French Parliament in these next upcoming legislative elections that will be held on the 30th of June and the 7th of July. Neste palco, aqui atrás de mim, o primeiro-ministro Luís Montenegro e o cabeça de lista Sebastião Bugalho reconheceram que a coligação atualmente no governo em Portugal, a coligação de centro-direita AD, falhou o objetivo de ter mais votos do que o Partido Socialista, liderado nestas eleições europeias pela antiga ministra da Saúde, Marta Temido. O PS teve uma vitória apenas relativa, com mais um eurodeputado do que a AD. De realçar também a entrada, pela primeira vez na história, da extrema-direita portuguesa no Parlamento Europeu. No entanto, para o Chega, para o Partido Chega, esta foi um resultado também aquém das expectativas, com apenas 2 eurodeputados eleitos. Os liberais também entram pela primeira vez no Parlamento Europeu, os liberais portugueses, com a Iniciativa Liberal a eleger 2 eurodeputados. Ricardo Figueira, Euronews, Lisboa.